qualcosa? Quello è il pollaio, è con la fattoria e adesso ci passiamo davanti. Pollaio, mucche e vendita diretta di uova. Galline libere e non è tutto. Qui nel punto vendita si viene a comprare le uova, è un self service dentro. E avete i vostri prodotti locali. Oggi andiamo a preparare una ricetta completamente svizzera, molto originale, il riso al Casimir. Il nome di questo riso deriva dalla zona del Kashmir perché c'è come spezia il curry. Gli ingredienti li vediamo qui davanti: un bel petto di pollo, due spicchi d'aglio, una cipolla, del curry, come contorno ci sarà il riso parboil. Abbiamo della panna, ho preso della panna semigrassa, è già aperta perché stamattina l'ho messa un po' nel caffè, e poi abbiamo dell'olio extravergine d'oliva, perché andremo a marinare la carne, il pollo, nell'olio extravergine d'oliva con appunto la polvere di curry. Nella ricetta originale non viene marinata la carne, però io lo faccio perché si impregna di più il gusto. Andiamo a preparare. Taglio scalogno e aglio accelerato. Taglio dell'aglio. Stavolta lo tagliamo fine perché lo andiamo a lasciare nella salsa. Il riso sta cuocendo. Tagliamo fettine il pollo. Io tolgo tutto il grasso, sono ammalata. Marino la carne di pollo nell'olio extravergine d'oliva con il curry. Nella ricetta originale non lo fanno, ma il curry lo servono direttamente, lo mettono nella panna, nella salsa. Io preferisco marinarle, che così si impregna meglio il gusto. Baissez le feu au minimum. Le riz est prêt.
je vais préparer le plat. Sto mangiando sul balcone, scusate, magari c'è un po' di rumore di sottofondo, ma vi assicuro che è spaziale. Curry gustosissimo, panna fantastica. Fatelo. Buon appetito. Nella ricetta originale viene aggiunta anche la farina, io però preferisco non metterla perché, magari vi lascio il link in descrizione poi per la ricetta, a parte che la trovate su internet, io preferisco non metterla perché così rimane un pelino più leggero. E nella ricetta originale c'è anche la frutta, la macedonia di frutta, anche in questo caso io non la metterò perché voglio mangiarmelo così, pollo con la panna e il curry.